Buonasera amici, siamo alla conclusione del campionato del mondo 2024 che io non ho corso. Ho fatto una gara che sostanzialmente è stata annullata. E vabbè, ogni tanto può andare anche così. Conclusioni. Allora, ho parlato un po' con Christophe, che è il proprietario di questo beer, proprietario, insomma, lui lo sta utilizzando. Christophe è fortissimo e anche, pensate, anche lui è volato, anche lui è caduto. Vedete che ha questo scratch laterale. Quindi non tutti i mali sono a mio carico. Qual è stata la differenza? Che sostanzialmente lui non è andato addosso alle persone, quindi non ha distrutto parti tipo il cupolino. Vedete però comunque questo Birk quanto è simile, quanto è veramente simile all'Airev. Sì, è più preciso, sì, è più bello, eccetera, sì, è una cosa e l'altra, eccetera, ma le dimensioni sono assolutamente quelle. Addirittura il cupolino è più grande rispetto al mio. E quindi ha senso dire che l'Airev potrebbe competere con questo mostro? E quello che vi dico è assolutamente, la risposta è assolutamente sì. Avrei potuto vincere? Probabilmente potevo vincere. Se non avessi fatto quella curva là, alla Sperandio, alla Viva il Parroco, alla Curvone, come ho visto nei commenti di MG, alla Curvone di Filini, al Trattoria al Curvone, probabilmente avrei potuto fare una bella figura, sempre stando il fatto che catena, corona, ruote, gomme, qualsiasi cosa non si. Poi incidenti vari lungo il percorso. Quindi c'era la possibilità, ovviamente, se la questione fosse andata tutto bene, se tutte le prove fossero andate bene, e questo non era ovviamente possibile da sapere. Però partire proprio alla prima prova così, non ho potuto neanche testare. Allora, come sono andato in quella prova? Sicuramente sono andato bene. E credo che dai valori che ho visto, insomma, sono valori top, sarei arrivato nei primi 2-3, secondo me sarei stato anche primo assoluto, però ho rischiato troppo. Qual è stato il problema in quella curva? Adesso è chiarissimo, la curva è un raccordo, praticamente c'è questo rettilineo e poi c'è una curva che esce dall'esterno, però qui alla fine ci girano le mountain bike, quindi nessuno si è mai lamentato del fatto che la curva alla fine come se chiudesse, perché il raccordo va a finire come se finisse, immaginate un'autostrada che però finisce con la curvatura interna nella parte esterna, cioè chiude. E avrei potuto risolvere il problema? Sì, semplicemente se qualcuno mi avesse detto attenzione che però questa curva tende a chiudere, quindi state attenti, mettiamo delle balle di paglia. E invece cosa hanno messo l'organizzatore? Ha messo le persone che io ovviamente ho tranciato via. Quindi mi si è rotto il cupolino e è andata male così, fa niente. Insegnamenti per la prossima vita. Cos'è che c'è di interessante in questo campionato di conclusione? Perché sennò questo video diventa lunghissimo. C'è di interessante che i valori che Christophe fortunatamente ha pubblicato su Strava provano che sostanzialmente un mezzo del genere, su un circuito del genere reale, quindi non in condizioni ideali tipo autostrada o tipo Battle Mountain, con 61,4 all'ora impiega 270 watt. Quindi io con 60 all'ora impiegando 240 watt significa che l'Airev sostanzialmente è simile al Birk, quindi ce la possiamo giocare. L'anno prossimo non so dove sarà il campionato, potrebbe essere anche molto vicino a noi, ve lo saprò dire. È un peccato sì, ma quello che è stato importante qua è capire che effettivamente, siamo molto vicini come valore a tutti questi mezzi e quindi in futuro sicuramente ce la possiamo giocare. Vado da Elisa perché sennò credo che mi fulmini, perché c'è qualcuno che o deve mangiare o è stanco. Quindi ci vediamo al prossimo video e quello che volevo dire è questo, ne parliamo poi nei video successivi. Sarà un'analisi molto completa di tutto quanto, pubblicherò anche molti video della gara, tanto comunque non stavo facendo altro. E quindi vabbè, è stata un'esperienza che sapete, quando dalle sconfitte si impara molto di più che dalle vittorie, perché sai dove hai sbagliato. E comunque ho scoperto il limite del, so qual è adesso il limite del mezzo, quindi posso giocarmela in maniera più completa, perché prima o poi bisogna cadere, per capire cosa vuol dire cadere. Va bene, saluti a tutti.